ben ritrovati, ultima puntata di Zona Gol, stagione 2014-2015. Siamo quindi giunti ai momenti dei saluti. Chiaramente noi, me come persona, insieme a tutto lo staff, abbiamo già salutato chi ha avuto il piacere di esserci durante le finali di questo 2015. E questo è proprio uno speciale finali 2015. Dico 2015 perché in questo speciale non troverete la finale dello Star Cup che si è appunto giocata nel 2014. Quindi partiamo innanzitutto dicendo che anche quest'anno abbiamo, grazie a voi, avuto numeri importanti, 221 squadre a fronte di quasi 4.000 atleti registrati per MSP e quindi di conseguenza poi per AT League. MSP che è stato, probabilmente sarà ancora, il nostro ente di promozione sportiva, collaborazione che si è aperta proprio ad agosto del 2014, si andrà a concludere chissà quando. Quindi questa è stata una cosa importante, sicuramente tra le cose che personalmente ci sono piaciute meno c'è la dispersione, l'aver avuto troppi campi, l'aver avuto troppi collaboratori e quant'altro, ed è proprio su questo che stiamo lavorando per la stagione 2015-2016, quindi avere qualcosa di molto più omogeneo, molto più compatto, tornare a essere, o comunque sia provare a essere una grande famiglia. Piano piano sulle pagine riguardanti AT League stiamo pubblicizzando quelle che sono le iniziative per la prossima stagione. Ora vi sappiamo dire soltanto della nuova collaborazione importantissima con i campi della futura Calcio Sales, due campi di calcio 7 e un campo di calcio 5 che vedremo se utilizzare oppure no. Sicuramente utilizzeremo i due nuovi campi di calcio 7, ancora regna l'incertezza sugli altri tre campi che utilizzeremo per il settore calcio 7, come regna l'assoluta incertezza per il settore futsal che però parte un pochino più tardi rispetto al calcio 7, quindi c'è un po' più tempo. Massimo riservo anche sul nome dei soci collaboratori per la prossima stagione, mentre invece quello che è sicuro, oltre al campo Futura Sales per il prossimo anno, è la collaborazione, la rinnovata collaborazione con il centro medico I Mulini, con tante novità importanti, a iniziare dal fatto che una visita medica specialistica è garantita gratis ai presidenti delle società AT League, quindi questa sicuramente è la ciliegina sulla torta della collaborazione per la prossima stagione con il centro medico Mulini. Passiamo adesso ai video, iniziamo con il torneo Champions Cup, torneo che quest'anno ha avuto ben 80 squadre iscritte, ha partorito una squadra campione, che poi si è andata a giocare le finali regionali a San Rodio e Oristano, finali regionali MSP, finali regionali nelle quali purtroppo siamo usciti in semifinale con un gol bello e pazzesco al tempo stesso al 52esimo dei nostri avversari, tanto di cappello, la nostra squadra si è classificata terza dopo aver vinto la finalina a tavolino contro una squadra di Sassari. Finalissima Champions Cup, quindi vi lascio capire chi ha vinto, meglio chi è passato alle finali regionali MSP, i Cnusa Team contro Ottica Onis, a voi. Allora, eccoci qui, ultimo prepartita, siamo con Giuseppe Picciau di Cnusa Team. Giuseppe, ciao. Finale direi assoluto meritata sicuramente, questo Cnusa è un po' sorpreso perché al primo Champions avete sbaragliato la concorrenza, forse l'unica cosa che rimane di amaro è che dopo una serie straordinaria non siete riusciti ad arrivare primi. Guarda, a dire la verità noi siamo felicissimi di questa finale perché siamo partiti per fare un torneo senza grandi aspettative, cioè nel senso fare un buon torneo, quindi il secondo posto nella Serie B è stato bello comunque, anche se non siamo riusciti a vincerlo, e adesso questa finale ancora meno aspettata del secondo posto nella Serie B, quindi noi siamo contenti e ce la giochiamo. Ascolta, lo so che abbiamo Costantino, noi il presidente dell'Ottica Onis, però come si ferma Giuseppe Mura?
con le cannonate. Sarà dura a fermarlo. Perfetto, allora, grazie Giuseppe. Chi toglieresti? Ultima domanda a Ottica Onnis. Quanti gol ha fatto la loro punta? Mirko Murgia, ok, abbiamo già capito che toglieresti Mirko, perfetto. Grazie mille Giuseppe, arriva Costantino, presidente di Ottica Onnis, in bocca al lupo chiaramente a Giuseppe per la sua finalissima. Costantino lasciato per ultimo, Serie A quest'anno, Costantino, per un niente non siete arrivati primi, ma soprattutto seconda finale di Champions consecutiva. Secondo anno, non ci credeva nessuno. L'anno scorso siamo partiti con una squadra di amici, trovati in strada quella. Quest'anno ci siamo ripetuti, abbiamo cambiato qualche pedina e ci siamo ritrovati un'altra volta al vertice della classifica. Ascolta, senza nulla togliere chiaramente, no? Bravissimo ragazzo Gianpaolo Lai, l'avete perso per le fasi finali perché ha scelto una della squadra più non qualificata, sì, ma questa Ottica Onnis non sembra aver perso assolutamente niente. Perso un giocatore, ce ne sono altri, certo. Poi il gruppo avrebbe voluto anche lui in questa finale, ma ci sono regole, c'è un regolamento, va rispettato. Abbiamo tanti altri giocatori che possono sostituirlo alla grande. Ascolta, Mirko Murgia, scatenato quest'inverno, meno scatenato quest'estate con Real Paoli, il prossimo inverno è di nuovo vostro? Il prossimo inverno è nostro. Perfetto, grazie Costantino, in bocca al lupo per più tardi. Battute finali per il Champions Cup di calcio a 7. Tra le 80 squadre protagoniste di questa terza edizione sono arrivate in finale Icnusa Team e Ottica Onnis. Padroni di casa, in casacca verde, al primo anno nelle manifestazioni AT League, puntano sulla qualità del bomber Mura. Ottica Onnis cerca la vittoria per riscattare il secondo posto assoluto ottenuto nella scorsa edizione. Passano solo 5 minuti dal fischio iniziale prima di poter assistere alla prima rete. Punizione di Mura che supera la barriera e il portiere Torrico. 1-0 per Icnusa Team. Mura ci riprova pochi minuti dopo, sempre dalla punizione scaturita da un fallo occorso a Neri, ma stavolta la sua conclusione è imprecisa. Icnusa è inarrestabile. Nel giro di pochi minuti manda ancora in rete Mura e poi Ammirevole con un bel gol al giro. Ancora una punizione per Mura, ma stavolta Torrico non si fa sorprendere ed è bravo a chiudere lo specchio della porta. A gol sbagliato spesso equivale gol segnato ed ecco che Ottica Onnis tenta di accorciare le distanze con Sedda che raccoglie l'assist e segna a pochi passi di distanza da Caria. Ottica Onnis prova a mettere in atto una rimonta, ma i tentativi messi in atto dalle sue punte sono imprecisi e si traducono in un nulla di fatto. Il secondo tempo si apre in favore di Icnusa Team e nel giro di un solo minuto Mura mette a segno ben 3 pregevoli reti che aumentano il distacco degli avversari e fanno assaporare sempre di più la vittoria finale. Ottica Onnis quasi assente dal campo, a parte qualche timida offensiva. Icnusa Team ancora in cerca del gol, nonostante il risultato dilagante a suo favore. Assist filtrante di Neri per Masella, che da pochi passi deposita in rete. Arriva il fischio finale, che assegna la palma di migliore squadra del Champions a Icnusa Team, che potrà così concorrere anche al titolo di campione regionale MSP alle finali in programma ad Oristano. Allora, siamo con Giuseppe Mura, ultima intervista di questa serata. Giuseppe, campioni della Champions Cup, succedete al CEP, anche loro che erano alla loro prima iscrizione, un po' come voi, quest'anno nel calcio a 7, quantomeno c'eravate già stati nel calcio a 5, una finale senza storia. Sì, è partita bene, finita benissimo, grazie a tutti i compagni, ringrazio a loro, il mister, anche le tifose perché ci vengono sempre e poi ringrazio tutti la collaborazione di voi. Ascolta Giuseppe, sei entrato praticamente a gennaio, devastante di lì in avanti, magari i tuoi compagni rimpiangono di non averti messo da settembre? Vabbè, grazie al mio compagno che giocava con me, se no non starei qui. Che sarebbe, così lo ringraziamo. Mauricio. Ok, perfetto. Allora, grazie Giuseppe, complimentissimi di nuovo. Grazie anche a voi. Grazie mille.